Bene, oggi partiamo che la telecamera è fin troppo vicino alla televisione, non si vede la parte alta dello schermo. Telefono, sta zitto! A posto! Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video su Monster Hunter Rise Sunbreak. Ancora una volta è giovedì, quindi ancora una volta, siccome è giovedì, siamo qui questa sera per cimentarci nella nuovissima missione evento che è uscita, poi suppongo, al minuto 1 di oggi, ossia subito dopo mezzanotte, vabbè, ossia la missione evento che è intitolata Notte del Terrore alla foresta inondata, se non mi ricordo male. Aspettate che vado a vedere un attimo qui da Corriere su contenuti aggiuntivi. Ancora una volta non sono andata a vedere sul sito, ma sono andata direttamente a vedere questo gioco, dato per scontato che sarebbe posto la missione evento nuova, visto che ormai è divenuta la prassi che ogni giovedì ci sia una nuova missione. Ok, eccola qua, infatti, Notte dell'Orrore nella foresta inondata. Presuppongo sia tipo la prima missione evento di una serie di missioni evento che continueranno ad apparire d'ora in poi, perché è successo già tipo Monster Hunter World, che dopo ogni tot apparisce una missione evento a tema biome, mi verrebbe da dire, questa è la foresta inondata. Oppure semplicemente oppure solo una mia impressione, magari poi dopo non appaiono più missioni che chiedono di cacciare tot mostri. Sempre se richiede di cacciare tot mostri, giudicare dal nome sì, in un certo bioma. Come potete ben vedere, oggi sono in assetto armatura di Kamua, tra l'altro colore azzurro acqua. Francesco e Licia hanno ancora indosso lo stile armatura del Naga Kuga, perché sono belli così e perché non avevo buoni vestiti per fargli lo stile Kamua, ecco, per intenderci. Perché nel cercare uno stile armatura che vada stia al meglio assieme alla corona Elfin che abbiamo ottenuto nello scorso episodio, grazie appunto alla scorsa missione evento della scorsa settimana, ho realizzato che l'armatura migliore che si addiceva a questa coroncina era proprio la primissima armatura del gioco, quindi non ho perso tempo ad equipaggiarmi lo stile armatura, perché ovviamente indosso io c'ho ancora l'armatura del Mazzeno, che è colorarla di azzurro acqua, cioè il colore della coroncina. Sì, per chi non lo sapesse, questo gioco puoi anche colorare lo stile armatura. Quindi in ogni caso, sicuramente dopo questa puntata cancellerò i colori, perché poi dopo i colori ho scoperto che resta fisso per tutti gli stili armatura che ti metti. Dunque, se ritorno a mettermi l'armatura del Nagaku che risulterà colorata in azzurro, cosa che non voglio. Parliamo con Ciccio dopo 3 minuti di chiacchiera a manetta, che sono abbastanza eccitata perché oggi è il 20 ed è quindi il giorno che precede il mio compleanno. Domani è il mio compleanno, quindi prenderò questa missione un po' come un regalo anticipato. Speriamo che sia divertente. Dunque, 3, 2, 1. Missione di difficoltà 5 stelle, vagando per la foresta inondata. Caccia tutti i mostri assegnati. Mi piace che da Notte dell'Orrore è passata ad essere Notte dell'Orrore. Vabbè, forse non ci stava nel titolo. Vabbè, ci abbiamo 3 bestioni da far fuori. Ho visto Anjanat, che non ha affrontato da bel po' di tempo, e Vazegas. Dunque, vado a fare vado in equipaggiamento a mettermi, ecco, l'armatura di Mazzeno con la difesa al fuoco. Ecco qui, ma l'ordine d'angolo che danno più 10 in fuoco. Metti a fuoco telecamera che non ci vuoi rischiare per causa tua oggi e partiamo. Ho passato un brutto momento nella foresta inondata. Ululati nel buio, sfere di fuoco e nebbia velenosa. È uno scherzo, vero? Vai a sgridare quei simpaticoni, ti do in cambio materiale per uno stile d'armatura. Oh sì, mi sono dimenticata di menzionarlo. Ancora una volta, come la scorsa settimana, arriva un nuovo stile armatura, ma forse questa è la volta che arriva uno stile armatura intero e non solamente un pezzo di un'armatura. Cioè, tipo, nel caso della coroncina Elfin che ho indosso, solo la testa. Allora, devo cacciare quindi tutti i mostri segnati, non me li ricordo già più, ma presuppongo siano quelli che sto vedendo, ossia Puke Puke. E poi, carissimo Anjanat, beh, vedo che il primo, quello più vicino è Puke Puke, quindi vado da lui. Proprio faccio un percorso ipertattico per raggiungerlo.
Madonna vita che non vero. Ancora una volta ragazzi, vabbè, ormai è inutile che ve lo dica, ma stiamo tutte le volte che non ci sono stato per la missione evento della scorsa settimana, quindi comandi fortunatamente non me li sono dimenticati, perché poi si va a coda in faccia, si va a memoria istintiva o muscolare, come cavolo si chiama in questi giochi. In ogni caso, dimenticavo che in questa area ci sta un barfango di merda pronto a caricarmi anche... Stavo per fare un commento offensivo, non lo faccio solo per quello. Ma guarda che porca puttana di merda! Muori! Oh, stramazza a terra, come meriti soltanto. E io che mi curi qui, che sto per crepare male come un imbecille, perfetto. Raga, tutti i barfango sono stati sterminati, possiamo continuare questo primo scontro tranquilli. Ma siccome una caccia a tre, senz'altro non avrà un cazzo di vita questo pukepuke, già non ne ha molti pukepuke in sé per sé, poi una caccia a tre. Adesso si guarda attorno per cercare della frutta da papparsi, che ovviamente farà in tempo mille volte a papparsi, ma sti cazzi. Perché quando mai lo fai sussultare, in ogni caso si riempie la gola. In ogni caso, anche se la blocchi la gola, se la riempie. Chi è che ha cagato per terra? L'ho visto adesso la merda. Madonna che mazzate che tira! Non sono abituata a così tanti danni da parte del buche buche. Ripeto che indosso c'ho la solita armatura, questo è uno stile quello che vedete. Oh, adesso sì che dovrebbero spento, tra virgolette, in faccia. Viene sempre da dire spento, ma il termine giusto adesso sarebbe tipo svuotato. No, non penso che vada bene svuotato. Comunque, vabbè, avete capito, l'ho fatto vomitare, anche se non l'ho fatto vomitare, anche se ho ripetuto la sua animazione. Vabbè, insomma, oggi non so parlare, dai! E dopo di giorni che non registro, l'ultima volta che ho registrato sono dei video il venerdì scorso. Poi lunedì, martedì, mercoledì un cazzo di niente, perché sono impossibilità a registrare. Porca troppa! Ricordatevi ragazzi, i calci, ragazzi, non smetterò mai, non mi stancherò mai di dirlo, sono la cosa più brutta mai inventata da Monster Hunter, i calci in faccia. Dove cazzo si è finito, eh? È finito qua giù? Pam! Faccio le pirouette perché ci fai di fare le pirouette, sì. Si saluto, si leve dei coglioni, cazzo. Mi piace come si guardi attorno. Come l'ho schivata! Mi piace come si guardi attorno con lo sbuffo nelle sue narici, che sta ad indicare che è iper furioso, quindi c'è il respiro accelerato, quando prende l'animazione tranquillo lì e si guarda attorno. Ok, ancora una volta ha vomitato, tra virgolette, quello che c'aveva in bocca, anche se non ha vomitato, va bene. Frammento di puke puke, grazie. Cibo di premorte, di Jabber. E ha scontato la caccia a tre. Dove cazzo vai a trovarlo il cibo da mangiare, bastardo? Madonna come ti trito, non affilo neanche l'arma prima di ucciderti, non affilo neanche. Faccio il tempo di ucciderti anche così, lo so io. Pum! Cazzo. In testa! No, pensavo di averlo ucciso, ragazzi. Invece lo so, paglia, che male. Gialla, sti cazzi! Non me ne frega niente! Non me ne frega niente della cutezza, giallo! E poi è andato. Adesso mi affido l'arma.
Cioè, veramente, se mi serviva. Ok, questa ragazza è la testimonianza del fatto che sono ancora una profa fuori Puke Puke, nonostante prima avessi rischiato di fare un game over da vega idiota. Lo testimonia il fatto che non abbia dovuto affilarmi l'arma per ucciderlo, intendo. Cioè, se tu riesci a uccidere un mostro senza affilare l'arma, sei un pro. Ma ovviamente si sta parlando però di mostri in cacce multiple, no? Perché. Allora, il prossimo è Anjanet, perché Bazekas non è ancora arrivato in zona. E ovviamente l'Anjanet sta qua sopra. Pam! Vai, corri, personaggio, corri, 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 corri. Parola terrificante per me da dire, la cosa del terrore perché non so parlare, altro che. Ripigliate, personaggio, porca! Ah sì, si pianta la faccia nel terreno. Ok, di nuovo la pianta nel terreno, la ripianta nel terreno, io no, ne approfitto per colpirlo male. Ah già, comunque continuerò a sostenerlo. Abbi un po' di cura per le tue mascelle. Cioè, non vorrei dire, non penso che ti faccia tanto bene. Il piantare le fauci nel terreno, tipo adesso. Beh, a proposito, sarà meglio che lo colpisca in testa visto che si è accesa la sciacca che ha nella bocca. Sì, c'ha una sciacca, infiammabile per sputare fuoco, non l'avreste mai detto. Sputa fuoco grazie ad una sciacca nella gola. Quindi stavolta il termine è spento, non, cioè spegni non è errato. Vale, questi mo. Ecco, stavo. Volevo colpire. Pensavo che sarebbe girato. In testa, porca tonda. Non riesco a colpire in testa su Anjanet. Di solito sono. Di solito. Allora, il bello è che il punto dell'Anjanet migliore da riuscire da prendere è la testa. Peccato che in questo episodio sia una frana a prenderla, anche perché è arrivato il Buzzer Gas. Dove voleva. E dove volevaste, ragazzi, dove poteva arrivare se non proprio dove stavo combattendo io? Brutta testa di cazzo, guarda, ti meriti proprio di essere divenuto cavalcabile. Ma adesso va almeno un po' Anjanet con Bazekas, poi dopo però uso Anjanet per mamminare Bazekas, perché Bazekas è il primo degli stronzamenti a darsi le botte, ricordatevelo. Se c'è qualcuno che si deve evitare le botte mostrate è lui. Vai, adesso Y, boom! Mi immaginavate che se adesso cadevo di sotto, che fail. Vai, approfitta adesso del cacchio, cioè io non premo B. Veloce, ok. Cioè io non premo B per tenermi le schivate e cominciare subito un nuovo attacco. Per quando mi si sblocca il punitore cavalcabile, che cosa fa? E che cosa fanno i mostri quando lascio che finisca la loro animazione? C'è un'animazione lunga 100 anni, ragazzi. Adesso caro Bazzi che sfuori proprio continuiamo a menarti ora che eri lì indifeso. Ma devo pensare ad Anjanet, cioè sì però c'è un problema adesso. Sì però adesso c'è un problema, l'ho trovato adesso sulla mappa. Primo la telecamera, ecco. Per un attimo non ha messo a fuoco, spero che non sia stata sfocata per tutto quello che è successo prima. E secondo, stavo dicendo, ho notato solo adesso che Bazekas è incazzato nero. No, se ne sta andando, perfetto. Perché i mostri, questa ve la spiego se qualcuno lo sa, quando sono infuriati, anche se tu scappi via, ti inseguono lo stesso.
Quindi quando sono contrassegnate dal simbolo rosso, e soprattutto quando lo avete sentito gridare infuriate, vedete che sta sbuffando aria dalle narici perché è furioso, sappiate che vi sta dietro, anche se non lo cagate di striscio. Che cosa ho visto? Ragazzi, salvatevi questa inquadratura di neanche un secondo, perché non la rivedrete mai più. Come cazzo sono riuscita ad inquadrare? Cioè, era, pensavo di essere finita dentro al fuoco, invece la telecamera è finita nel fuoco. E alla telecamera adesso è finita nel fuoco, stupendo. Bene, era dalla vita che facevo prendere da sto attacco, fantastico. Mi fa piacere proprio ricaderci dentro come una volta. Una volta intendo proprio gli abboi. Porca troia, stavolta stavamo rifacendo le quattro ma con io dentro anche, non solo la telecamera. Niente, recupero, vaffanculo. Sì! Oh, zampe rotte, goduria assoluta quando fai fuori entrambe le zampe dell'angiato, perché poi casca a terra come un bambino che deve ancora imparare a camminare. E abbiamo buttato il terra spegnendolo! Vai, testa, testa, nessuna pietà, testa! Sì, boh, di premorte non me ne ho neanche accorta. Poi c'era pure l'avvelenamento, Angianotto. Pam, 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 no, speravo di finirlo. Ok, allora, che se mi prendeva adesso, mi lanciava via, dovevo fare il recupero, la solita storia. Degli attacchi in cui devi per forza aspettare che finiscano, difatti le peggio cose non pensate male prima di riuscire a liberarti. Poi attacchi pinza, signori, sono una media attacchi pinza. Mamma mia, come l'ho ucciso con un ammazzato sul naso terrificante, gli avevo frantumato l'osso. Gli avevo fatturato proprio l'osso del naso, che è quello che fuoriesce quando è incazzato. Porca troia, che mazzata potente. Dicevo, gli attacchi pizza delle vecchie generazioni, ragazzi, fanno schifo, ma nel senso buono, perché non solo per appunto i mostri ti puoi dare tutto, devi liberare, ma com'è che ti liberi nelle vecchie generazioni? Prendo come riferimento, per la precisione, Monster Hunter Generations Ultimate, che ha strutturato come appunto le prime quattro generazioni di Monster Hunter, perché è l'ultimo gioco uscito di quarta generazione di Monster Hunter, ma va bene. Come funziona? Il mostro ti prende, tu ti devi liberare, per liberarti devi girare, più roteare, più non posso, le due levette analogiche, quindi a destra e a sinistra, se funziona anche a destra. E svuotare la barra che appare a schermo, e quando si svuota finalmente ti liberi. E ci sono dei mostri che hanno la barra più lunga del solito. Stavo dicendo, la musica si è buggata, non parte più, come mi è successo più volte in un gameplay nel gameplay che sto registrando in questi giorni, ma che voi vedrete a dicembre, inoltrato forse addirittura a gennaio. E invece no! Ragazzi, maledetta telecamera! Oggi ragazzi, se avete il video sfocato, sapete di chi è la colpa, non mia. Se solo esistesse, mi piacerebbe tipo impostare una modalità che dica, ok, no, metti a fuoco sempre, non però metti a fuoco solo quando inquadri qualcosa, e invece purtroppo non posso farlo. Raga, oggi non sono per niente bravo a prendere le teste, non ce la faccio. Poi dopo c'ho la telecamera qui che non mette a fuoco. Metti a fuoco, brutta demente! Ragazzi, è un incubo, Dio santo. Cioè, io voglio giocare che si veda tutto in HD e la telecamera di merda cos'è che fa? Non metti in HD. Cioè, guardate la mappa, guardate, ragazzi, mi pare normale dovervi gustare il combattimento con tutto che si vede sfocato come una merda e questo che vi prende a calci.
Adesso mi casca a terra, mi casca sopra! No, ragazzi, non ci vai riprendendo, non ci vai di mettere a fuoco oggi. La notte della messa a fuoco, la chiamerò questa. Cioè, guardate, guardate le scritte! Non si legge un cazzo il mio nominato a sinistra, non si legge! Vai veramente a fanculo telecamera! Io che te avevo scelto come nuova telecamera! Cioè, mette a fuoco solo se schiaccio! Guarda, guarda! Poi ritorna a fuoco! Non mette a fuoco niente! Sto guardando... Scusate, ma ho messo il dito avanti, non volevo. No, niente, non riesce a mettere a fuoco, ragazzi. Oggi è... Aspetta un secondo, io se mette... Ecco, adesso... Se tutto è in pausa, riesce a mettere a fuoco. Quello perché si muove non ce la fa. Perché c'è il comodo della fotocamera che non si può assolutamente togliere. Sì, io durante il video posso prendere il pulsante per le foto. Ma non me ne frega un cazzo delle foto, ecco perché quando si è tutto frenetico va tutto sfocato, perché lui sta prendendo per fare la foto ed ovviamente per fare la foto deve essere tutto fermo. Deve essere tutto fermo. Perdonatemi, continuo a mangiarmi le parole. E nel mettere a fuoco sta stronza, il pazzo che è riuscito a malmenarmi male. Io non riesco a prenderlo, ragazzi, è troppo grosso. Non riesco a prendergli la fottuta testa. Magari dicendo così. Ma che palle quando bisogna aspettare. Madonna, non ho capito dal verso che stava per buttarsi a terra. Comunque ragazzi, il buzzer che sono ormai non è l'unico spettacolo vulcanico che abbiamo affrontato la scorsa settimana, nulla. Sono io che oggi sono incoglionita e sono triggerato dalla telecamera. Per il resto... Oh ragazzi, è presa bene la telecamera. Incredibile tutto quanto, è messo a fuoco. E poi non capisco perché si dica mettere a fuoco, probabilmente è un termine che viene dagli albori del cinema, peccato che io non sia ancora studiato su queste cose. Ah! Raga, calci e spintoni, sono la cosa peggiore mai inventata, calci e spintoni. Simbolo di pavotte! Godo più che mai adesso se riesco a farlo fuori senza che lui mi prenda a calci, si intende. In testa, fottitene dalla coda! Madonna, ti devo decapitare, maledetto. Cioè, dammi il tempo di recuperare, no. Ancora prima di... No, ma col cazzo che te ne vai, bastardo! Col cazzo che te ne vai... Non te ne vai te, capito? Bastardo! Tu non te ne vai qui vivo! Beh, invece se ne va, vaffanculo. Quanto scommettiamo che adesso gli tiro un colpo e muore? A tutti e due morti qui? Ho ammazzato gli altri due in modo figo e base che si sarà l'unico che ammazzerà in modo stupido, anche perché c'ho i droghi che giustamente vi devono avere anche... la voglia di vivere.
No, bella sta missione, ragazzi, solo forse per il fatto che la telecamera mi ha triggerato prima e i budget che sono aumentati, cioè i budget, quindi automaticamente i budget che servono solo quando lo ammazzi, perché poi per il resto quando lo combatti veramente una merda. Ma sempre nel senso positivo, cioè, sono convinta al 100% che l'abbiamo fatta apposta per essere un figlio di Troia. No, sua mamma in verità non c'entra niente, c'entra lui. Minchia, nella pancia gli ho fatto, dove l'ho finito? Cioè, questa la parte può corrispondere a... cioè, l'ho colpito qua, come qui, in questo punto qua. Cosa può corrispondere? Sulle scaglie, ho toccato tipo su... Vabbè, l'ho ucciso con un colpo sul collo! Perché io immagino che le scaglie crescano fin dove c'è il collo, quindi dove finiscono di crescere, poi parte il petto, ecco. L'ho colpito sulle scaglie in fondo e quindi ho detto, ok, l'ho colpito sul collo. Bene, raga, abbiamo finito, perché colpendo la coda, abbiamo finito, allora, le abbiamo finite, perché colpendo la coda? Il Lagiat tirando una stangata sul naso che probabilmente aveva fatturato in un mondo alternativo, perché ovviamente gli avevo già spaccato in verità il naso di combattimento, per finire il budget che scuola un colpo alla gola tra virgolette. Sì, ce l'ho fatta, notte della messa a fuoco completata. Anzi no, la chiamo del no, anzi nel titolo. Il titolo di questo episodio sarà Missione Evento 2 punti la notte del terrore, e del terrore poi specificherò che terrore in descrizione, cioè la messa a fuoco. Il terrore di ogni persona, non solo YouTuber, il terrore di qualsiasi persona che vuole registrare qualcosa e non mette a fuoco un cazzo. Non ho letto il nome del materiale che permette di fare un'armatura nuova, in ogni caso andiamo subito a vederlo. Foggia sia l'armatura, ovviamente speciale. Questo qua vapore che serve, il buono vapore, me ne hanno dati 3, me ne serve una parte, quindi mi serve un totale di 5 buoni vapori. Beh, dovrò rifare un'altra volta la caccia, vediamo un totale come risulta. Voilà, carino, a parte lasciate il fatto che sia colorato d'azzurro per il motivo che vedete in questo episodio, bello. Ok ragazzi, promesso, nel prossimo episodio su Sunbreak andrò in giro con tutto sto ambaram qui di stile armatura che sembra uscito dall'età della rivoluzione industriale, ma penso che sia fatta apposta perché si chiama vapore. Ora che ci penso, c'è anche nel in Monster Hunter World Iceborne lo stile armatura vapore, potrebbe essere un must degli stile armatura speciali. In ogni caso ragazzi, dai, comincio già a mettere le prime parti, anzi, tolgo il colore dell'armatura. Colore predefinito, ecco qua, colore predefinito. Colore predefinito. Colore predefinito. E per finire colore predefinito. È predefinito, sono tornato ad avere il colore normale di Camur, avete capito. Metto qui i primi pezzi dell'armatura del vapore. E la prossima volta ci rivedremo con io che avrò anche tutto il resto dello stemma. Invece Francesco lì rimarranno invariati perché così sono troppo belli. Non smetterò mai di dirlo. E ragazzi, se questo episodio sarà su Monster Hunter Rise Sunbreak vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. E noi ci vediamo alla prossima! Quanto sono belli, guardateli quanto sono belli, quanto sono belli. Più belli della messa a fuoco della mia telecamera durante i video.